E bentornati a tutti. E dunque ci eravamo lasciati con il nostro documento privato, quindi siamo nella parte 2. Stamattina ho trascritto parte del documento e continuiamo con il nostro documento appunto. Vediamo un pochino se è tutto in ordine. Eccoci qua, sì, si vede? Sì. Si vede questo bellissimo e meraviglioso ic. Sì. E continuiamo quindi la trascrizione. Siamo nella parte seconda. Quindi B. Quindi un po' di musica. Perché hai questi problemi? Mouse disgraziato. Eccoci qua. Ok. Bella cosa canzoncina. Così. Eravamo arrivati a pubblico, quindi bentornati o benvenuti e stiamo continuando la trascrizione di questo fantastico e meraviglioso documento privato, ovvero il documento si presenta così in questo modo con le bellissime sottoscrizioni. Il foglio, come detto, è una pergamena, un foglio membranaceo del 1120, lo abbiamo letto all'inizio, perché a differenza dei documenti pubblici, nei documenti privati la datazione si trova appunto in quella che si chiama protocollo. Facendo il calcolo dell'indizione mi sono resa conto che non è la decima indizione, ma a me il resto della divisione sul 15 esce 13, quindi dovrebbe essere la tredicesima indizione e non la decima, come riportato appunto nei primi righi della stessa pergamena. Allora, continuiamo la trascrizione e ci eravamo fermati a IC. Qui. Questo l'abbiamo trovato prima, predicta.
proprie vite. Non so cosa possa significare questa parola, comunque, ok. Ecco, dico,
sarà un meraviglioso predicto. Anche perché l'abbiamo già trovato, poi un termine famosissimo. Qua si vede bene la differenza tra la T e la Tatem, fermitatem. Che il mouse non va, maledetto, maledetto. Voluero. Bella questa S. Bolu.
Questo era il problema di prima, questa lettera malefica era il problema di prima, che dobbiamo capire che cosa significa. Ego. Qui sopra. Qui è una S, è una S, però non ricordo se significa qui sopra, credo di sì, devo andare a vedere gli appunti perché questa l'ho già trovata. Comunque, io che sono stato citato sopra, Eusta, Sium. Prefato forse, e quindi questa che cos'è, una F, una H, così. Una F, perché una H, sì, sarà una H. Medie forse. Qui. Posui. Me. Ippa.
Nice. Saluto. Ah. 101 Stemus. No, perché poi ara con il 9 di rottura di T, no? Tradizione, etto, più di catione, ok, ista, etto. Tactionus. Eri maia il piede a tupini. Dunque,
leggo. Nei tagli che abbiamo fatto sopra, ok, appello. Quasi finito. Ecco. Lasciamo stare proprio perché poi Donec, so vediamo Stannius.
Ah, questo allora è notarius. Siamo giunti alla conclusione, segno notarile, finalmente. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ah. Vediamo le sottoscrizioni ora. Restanti affari qui, testo di Celeste, ok. Ah, oh, grazie a Dio. Scatopollo. Vediamo.
Le scatocollo di solito nei documenti privati si compone delle sottoscrizioni, ok, il fantastico Nicola, quindi segno di croce. Nicola plus que. Ma questa è. Ah no, ok, questa è una Q abbreviata, quindi qua qui. Et me, chi è questo? Me, li, pe, z, is, Ah, questo è tutto insieme. Ok. Sarà un nome sto coso. Questa parola strana. Ok. Vediamo il secondo. Che firma? Chi è? Ah, mele, testi, quello di prima. Testis, su. Ok, perfetto, ci sono altri simboli? No. Fine! Sia lodato Gesù Cristo, sì, abbiamo finito la trascrizione. Finalmente, adesso si vola con i commenti. Pausa beverage. Ma il bello è che poi bisogna controllare la questions. Concentriamoci ora perché dobbiamo dividere il testo nelle sue parti. Quindi, dicevamo, cerchiamo di fare una breve traduzione. Allora, sì, cerchiamo di fare una breve traduzione della questione. Allora, iniziamo subito. Quindi, dall'inizio.
Allora, iniziamo di qui. Ah, ce la faranno i nostri eroi? Or dunque, vediamo un pochino. Abbiamo detto il... ok, allora, io chi Eustasio della città di Bari, mentre sono debole nel mio letto, incapace di parlare, ma comunque sano di mente, abbiamo detto prima, ho nominato epitropi il signor Mele, ok, che l'abbiamo trovato qui, ho nominato il signor Mele epitropo. Nominai, scusatemi, non è che lui ha nominato epitropo il signor Mele. Ho nominato un epitropo, ovvero il signor Mele, della stessa città, figlio di e della stessa città, ok. E così, allora, la sorella deve restituire... quant'è che... Allora, numero 1, affinché si restituisca 45.000, quelli sono soldi, quindi la sorella deve restituire i soldi. No, allora un attimo, che cosa significa questa parola? La devo trovare. Allora, no. Sì. Allora, un attimo, che sto cercando di capire che cosa sia. Questi sono i soldi, ok, perfetto, della sorella. Quindi alla sorella, fa testamento e lascia alla sorella. Abbiamo detto che la sorella, come si chiamava? Questa. Lasciandole. L'autore l'abbiamo messo, il nome di quella a cui è diretto l'abbiamo messa, ok, che cosa?
Il verbo l'abbiamo messo, abbiamo detto che è un testamento. Questo. Allora, datemi un secondino, vi metto la musica. Allora, eccomi qua, scusatemi, ma ho avuto un brevissimo incontro e quindi ben trovati, ben ritrovati. Vediamo un pochino qui, anzi, da quanto tempo è finita la musica? Non lo so. Allora, dicevamo, quindi, stavamo traducendo la questione. Stavamo, sì, traducendo il... Ah, quindi cos'è che avevamo detto? Che... Non so se riusciamo a ritrovare il testo. Ah, eravamo arrivati al che cosa lascia. Questo. Quindi facciamo... L'avevamo letto prima, fa testamento e lascia la sorella. Mi sa che lasciava anche dei soldi.
Ma non solo questo lascia la sorella, sì, perché lascia un sacco di cose. Quindi facciamo così, scriviamo i suoi beni. Lascia i suoi beni, i suoi averi, perché non sono solamente quelle cose che lascia. Abbiamo detto, questa è la parte. Questa è la rotazione. Rogatio, ovvero la parte dove lui dice del testatore, la corroborazione anche chiamata, che sarebbe quella parte che è una formula di tutta questa parte qui. Ok. E poi qua metterei più secondo me ci sono alcune clausole. Io direi che la scrittura è una minuscola. Bene, venta, no, ok. Perfetto. L'indizione l'abbiamo fatta prima. Cos'è che manca? Non lo so, sinceramente. Va bene così. Quindi questa è la seconda parte relativa al documento privato. La prossima volta, vabbè, in realtà sono stata un attimino
impegnata. Quindi la prossima volta continuiamo magari con i documenti privati. Momentaneamente abbiamo concluso questo qui. La prossima volta continuiamo con i nostri bellissimi, fantastici e meravigliosi documenti privati. Insomma, cerchiamo di analizzare qualche documento un pochettino più semplice, perché questo era veramente complesso, cioè non a livello di contenuto, a livello di lunghezza, ecco perché questa grosso modo cioè, è stato da me diviso in due, proprio per la fatica del concetto che c'è dietro la trascrizione, poi soprattutto perché non era intendibile, cioè è molto sgranata l'immagine, voglio dire, sì, si legge, però si legge fino a una certa, molte parole, poi quando cioè, infatti si è visto che ad un certo punto mi sono pure stancata. E non ce la facevo bene ad alluzzare le lettere, insomma. Va bene, e quindi questo è. Abbiamo analizzato questo fantastico e meraviglioso documento. Ok, va bene. Sì, infatti, perché ho un appuntamento. Cioè, nel senso, ho un appuntamento e questi brevi istanti. Benissimo, quindi questo documento che abbiamo analizzato è sempre numero 9, però slash B. Va bene, io vi ringrazio per essere stati con me, per avermi ascoltato, a chi mi ha ascoltato in diretta e a chi invece mi ascolterà in differita. Grazie di tutto, grazie per la compagnia soprattutto. Durante la lettura e l'approfondimento delle pergamene, vi voglio bene, è stato un piacere stare qui con voi. Vi saluto, un bacio e al prossimo documento.